Sera. Senta, prova convincente, risultato rotondo, però come mai quei primi 10 minuti? La questione magari di per ambientarsi, per giocatori che non hanno giocato in gara ufficiale insieme, la linea difensiva e il centrocampo? Sì, beh, tante novità e... può essere, anche se però c'è stato un errore anche lì di lettura su una palla scoperta, quindi è un errore, era una situazione dove si poteva evitare di prendere gol. Poi però la squadra ha giocato sempre, ha creato tanto e la partita insomma obiettivamente è sempre stata gestita bene, abbiamo accelerato quando volevamo accelerare e rallentare quando volevamo rallentare, quindi sono soddisfatto anche perché intanto non ho avuto nessun tipo di problema fisico su nessun giocatore e quindi questo è importante. Sono riuscito a fare la gestione del minutaggio come ce l'avevo in testa, quindi Damian che è il quarto centrocampista, alla fine domenica avrò soltanto quattro centrocampisti, ho voluto tutelarlo, un po' di fatto giocare rientrare Salzano, insomma sono contento perché, ripeto, sono riuscito a gestire il minutaggio come avevo in mente. C'è qualcuno tra i singoli, lei non parla mai dei singoli, no? Però stasera, tra le cosiddette seconde linee, se vogliamo, c'è qualcuno che l'ha colpita in particolar modo? Ma intanto sono contento per Onesti perché era l'esordio e in ogni caso è un ragazzo del 2002, quindi è un ragazzo molto giovane ed è stato molto intraprendente, ha puntato, ha fatto un po' quello che gli avevo chiesto di fare, che non è altro che quello che fa in allenamento, perché lui è sfacciato anche in allenamento, oramai ha preso il passo, tiene botta anche fisicamente, quindi ha fatto una buona partita secondo me. Nesta si sta confermando sempre di più una soluzione importante. Sono contento per Torromino perché è riuscito a fare gol, ha tirato in porta più volte, ha lavorato molto, quindi sicuramente Beppe ha fatto a mio avviso una buonissima prestazione. Il gol di Torromino anche proprio il frutto di questa sua grande voglia che aveva anche, no? Certo, mi dispiace che non è riuscito a fare il secondo gol, il loro portiere in quella situazione ha fatto due interventi straordinari, però ripeto, sono contento perché Beppe ha sempre lavorato molto bene e quindi meritava questo gol. Adesso c'è l'Avellino secondo turno di Coppa, l'occasione per una rivincita. Guarda, c'è tempo, prima dell'Avellino ci sono tante partite complicate, fondamentali come tutte, quindi adesso la Coppa Italia la mettiamo un attimino da parte, abbiamo passato il turno e questo era quello che pretendevo dalla mia squadra, però adesso ci concentriamo da stasera per la partita di domenica. Mister, una battuta. Cavuano preferisce rincontrarlo a Terni o ad Avellino, visto che sarà il sorteggio a decidere dove il vuoi, campo, no? Dove capita, non è un problema. A metà strada, dove capita. Senta, mister, oggi debuttava anche Marconi, no? Certo. Come ha visto la sua? Ma l'ho visto presente, ha dato, a mio avviso, non è mai stato impegnato, però, se non in una parata forse, però ho avuto la sensazione di un giocatore che dà sicurezza, che quindi come sapevo è un portiere di livello come gli altri due. Senta mister, Monza, Padova e Regina fuori dalla competizione, come ha detto lei molti la snobbano, però può essere invece un motivo per puntare qualcosa, perché comunque è un trofeo a fine anno. No, ma sicuramente quando dovremo giocare contro l'Avellino faremo la partita al massimo come abbiamo fatto oggi. È chiaro che è una competizione che adesso chi è andato fuori dirà sì, però non ci interessava. Invece no, io ieri l'ho detto, a me interessa andare avanti perché intanto mi dà la possibilità di ruotare, di far giocare tutti e poi è una competizione importante che dà lustro ai giocatori e alla società. Quindi sicuramente sarà la partita di Avellino un'altra partita dove cercheremo di passare il turno, anche perché come si dice vincere aiuta a vincere. Ho visto per esempio Paghera squalificato per domenica, stasera ha giocato benissimo, due assist, aveva proprio voglia. Sì, ma Fabrizio, perché la squadra magari sembrava, certo, vabbè, la coppa magari Fabrizio è un altro giocatore rispetto alla stagione scorsa, ha fatto tutta la preparazione, si è guadagnato
il posto, l'ha sempre tenuto coi denti e quindi è una risorsa sia in campo che fuori dal campo. No, abbiamo visto all'inizio qualche difficoltà, forse però se l'aspettava, siamo stati un buon diesel, no? Ma sì, cambiando tanto ci sta anche, però anche se nel gol c'è un errore abbastanza grosso, ecco. Ok, grazie. Velocissimo oggi, stasera alla grande.